posizione ci mettono tipo il sughero. Però come puoi immaginare, il sughero non è che tiene bene la lama se la usi. Guarda, Ok, tra il finally I'm Kesu here. e questo qui, non Vabbè, il Kezu so quale sia è un peggio. caso particolare. Finally I'm here. Die, you penis. Attento alla lingua di questo qua, che è sciotta. E questi squali che cazzo ci fanno nella sabbia? Il pesce spada. Sono squali della sabbia. Stai fermo, palletta di merda! Quella lingua. Tutto normale, certo Zico, tutto normale qui, insomma. Dio mio, invece di scavare dammi una mano, pezzo di merda! Cioè, mostri che scorreggiano, lingue che shot, Ma esatto. non fa un cazzo di danno! Dov'è che shottano? Ma ha dato tipo un millimetro di vita! Boh, non lo so, l'altra va a me, ha tipo one shottato quella lingua una volta. Che avevi l'armatura di plastica? Ci stiamo cacando sotto. No, l'ho mancato. Ma che schifo! Che schifo! Con il fetore non puoi usare oggetti. Usa un deodorante. Anche a che Ecco serve il qua. deodorante? Sì, ti rendi conto che c'ha letteralmente in tutto e per tutto scorreggiato addosso? Mi rendo conto che hanno Quello è fatto un sogno. letteralmente un oggetto per un mostro che scorreggia. Ma perché se puzzi non puoi usare oggetti? Cioè io se puzzo, a parte che mi lavo, ma poi posso anche usare le chiavi di casa, non è che non le posso usare. Devono avere problemi seri in Giappone, miso. Cioè, puzzi talmente tanto che ti fai schifo da solo. Credo che sia questa la Ah, logica. ok. Allora, in quel caso posso anche capirlo. Miso butta Juniki. Succede, succede. Au, non ti voglio abbracciare, mi fai schifo. È un armadillo. Un armadillo formichiere. Un pezzo di merda, non è un armadillo. In your ass, you bitch. Mamma mia, 260 di danni, gli ho sfasciato la schiena. Gli ho croccato pure l'esplosione. È mio padre, dice mattina. Zico se la ride. In risposta a Miso butta giù Niki. Ridi, ridi, maledetto. Porca. Minchia che fame. Fame? Fame. Non hai cenato? Ancora no. Ma sei E pazzo? non so se lo farò. Dov'è sto pezzo di merda? Mi sa che è giù. Se Non lo c'è so. un giù. Io
sto seguendo a te. Se... mancano gli insetti guida comunque. In questo momento puzzo come la merda e mi dovrebbe vedere il mostro. Eccolo una qua. Fortunata trovata, che significa? Hai trovato una fortuna. Una fortunata creatura. Se la prendi, tipo ti dà dei bonus. Questo gioco è strano. È giapponese. Mi manca Monster Hunter World. Quando stacchi? Chiede Zico. Quando stacco? Boh. Posso dirti al momento questo. Yes. Andiamo, 433 mi so. Porca. E l'ho addormentato, sta morendo. Credo che stia morendo. Risposta 100% accurata e precisa, dice Zico. Per voi sono il meglio, ragazzi. Ma no, penso che dopo sto mostro stacco, raga. Troppe stranezze in questa live. Troppe cose che sono andate storte, troppe cose assurde. Del resto abbiamo iniziato la live con un Kezu, quindi è normale che sia andato per tutta puttana successivamente. Capisci che sto morendo quando spunta il simbolo blu sotto l'immagine sopra a destra. Ma qua non spunta. Domani a che ora sei in live? Chiede Zico. Domani, fammi pensare. Ma è domenica. Domani, se non mi sbaglio, c'hai D&D. Domani sera c'ho D&D. Però sono un'oretta perché è una sessione speciale. Devo recuperare la sessione del ladro, perché è più indietro rispetto ai suoi compagni che sono da un'altra parte. Dopodiché... Ma quello se ne parla di sera. Il pomeriggio dovrei esserci perché torno alle 16, farò live. Non so bene su cosa, ma... Mentre la sera intorno alle 9:30 più o meno. Vai. Ok, ma hai visto D&D? Me lo spieghi? Ok. Te lo posso spiegare io, Zico, al volo. È un gioco di ruolo dove tu controlli un personaggio come se fosse un videogioco, eccetto che la console è una persona. Ci sono varie regole e si basa sui dadi principalmente. Diciamo, c'hai culo, le cose le puoi fare, però serve anche un po' di logica. Non è che puoi andare lì in una, che ne so, un punto pieno di guardie e squartare una guardia così perché sta vuoi. Morendo, amici, aspetta che lo catturiamo. Au. Maledetto pezzo di merda, sta fermo, bastardo. Trappola piazzata. Ottimo lavoro. Vabbè, Zico, spiegarti D&D in due parole è un po' complicato, però in poche parole è un gioco di ruolo dove tu con altri giocatori interpreti dei personaggi, quindi hai una scheda, hai delle statistiche e c'è un'ambientazione di gioco che io narro, io racconto un'ambientazione di gioco con dei personaggi che interpreto. Diciamo, solitamente si segue una storia, un'avventura, diciamo, che parte con una trama principale correlata da magari storie secondarie dei personaggi, che possa essere la loro storia personale, le loro motivazioni, no? Se vai sul mio canale YouTube trovi La Ruota del Tempo, che è la mia campagna D&D, quindi puoi seguirla da lì.